Da solo, il Rio delle Amazzoni riversa nell'oceano un quinto dell'acqua dolce di tutti i fiumi del mondo. Irriga metà dell'America del Sud e riceve migliaia di affluenti. Per esplorare questo universo, il comandante Cousteau ha organizzato la sua spedizione più complessa fra tutte quelle intraprese prima. Equipaggiato di materiale ultramoderno, si inoltrerà nel più grande regno acquatico del pianeta, la foresta vergine amazzonica. Il fiume ha attirato conquistadores e fuorilegge affascinati dalla leggenda dell'Eldorado. Avventurandosi in quella giungla che ha sconfitto tanti esploratori, l'equipe Cousteau scoprirà il vero tesoro dell'Amazzonia, la vita nella sua stupefacente varietà. Migliaia di piante, insetti e uccelli più o meno conosciuti dall'uomo e migliaia di specie ancora da scoprire. Il Rio delle Amazzoni non ha bisogno di leggende, è di per sé una leggenda vivente. Le risorse che nutrono gli uni alimentano le ossessioni degli altri. Moltitudini di uomini mutilano la terra alla ricerca dell'oro. Saccheggiano la foresta per un profitto immediato e compromettono la sopravvivenza di antiche culture indiane che fino ad ora erano sopravvissute vivendo in pace con la natura. Eppure, la vita continua a proliferare in questo fiume e nella foresta che lo circonda. Specie animali e vegetali ne sono ospiti ormai da migliaia di secoli, grazie all'acqua, al calore, ma anche alla propria sorprendente capacità di adattamento. Tutte queste creature dipendono strettamente le une dalle altre. Hanno finito per tessere una rete vivente la cui trama è così complessa da sfuggire alla comprensione umana. L'equipe Cousteau risalirà il Rio delle Amazzoni fino al cuore della giungla, alla scoperta di uno dei segreti dell'esistenza, l'unione dell'acqua, della terra e della vita. Ogni anno, il 28 marzo, all'alba, il Sole e la Luna sono allineati con la Terra. Danno luogo allora alle maree più grandi. L'attrazione che esercitano sulle masse oceaniche provoca nell'Atlantico una gigantesca onda che irrompe sulle coste, risalendo fino al Rio delle Amazzoni. A bordo della Calypso, ancorata a una decina di miglia dalla costa sudamericana, Cousteau si propone di filmare in mare aperto la nascita di questo fenomeno che i brasiliani chiamano pororoca, il grande muggito. Quando un'onda provocata da una marea particolarmente forte incontra un basso fondale, provoca a sua volta la formazione di un'onda enorme, un maremoto, che risale il fiume controcorrente. Quando si infrangono sulla costa e incrociano la propria risacca, le onde disegnano figure geometriche. Fino ad ora nessuno sapeva che il pororoca avesse origine così a largo. Il maremoto si forma diversi chilometri dalla costa, là dove il Rio delle Amazzoni riversa 5.000 tonnellate di fango all'anno, creando così una serie di secche. L'onda del pororoca raggiunge un'altezza di 3 metri prima di andare a infrangersi sulla costa. Con un muggito assordante, le onde sembrano scatenare un attacco alla terraferma.
Ed effettivamente il maremoto ogni anno modifica una parte della costa brasiliana. Un contadino racconta a Cousteau di essere stato costretto a spostare ogni anno la propria casa per scappare alla violenza del maremoto. Il pororoca, prosegue l'uomo, ha divorato la sua terra come un animale. La Marina brasiliana festeggia l'installazione di una nuova polena sulla Calypso. Giornalisti e personalità brasiliane sono venuti ad augurare buon viaggio a tutta l'equipe. La Calypso si prepara a salpare da Belém, grande porto moderno alla foce del Rio delle Amazzoni, per risalire il fiume, diretta verso l'ignoto, verso la giungla primaria. Mestre David, scultore brasiliano, dà un'ultima occhiata all'opera che ha creato per Cousteau. Gli abitanti della costa credono che la polena, chiamata Carranca, proteggerà l'equipe dalla sfortuna durante tutto il difficile viaggio. Un mondo immenso e un impressionante lavoro di esplorazione attendono l'equipe. Gli uomini della Calypso navigheranno sul fiume più lungo del mondo, la cui portata supera quella degli altri 8 maggiori fiumi del pianeta messi insieme. In alcuni punti può raggiungere una larghezza di 100 km e la sua profondità è pari a volte a quella raggiunta in mare dai subacquei. Il progetto di Cousteau è ambizioso. Non si accontenterà di navigare sul fiume, lo esaminerà. Ne analizzerà l'acqua e ne studierà la fauna utilizzando spesso l'elicottero per capire meglio le relazioni esistenti fra il liquido e la vita in questa sconfinata foresta acquatica. Il Rio delle Amazzoni è un fiume giovane, non ancora seriamente intaccato dall'inquinamento. Nutre una foresta grande il doppio di qualsiasi altro bacino fluviale. Metà delle specie di uccelli del pianeta volano sui suoi acajú, i suoi cedri e i suoi alberi di cannella. Un migliaio di affluenti disegnano un groviglio nella giungla. 10 fra questi sono più lunghi del Mississippi. Il Rio Tapajós, nelle cui acque blu fioriscono grandi quantità di microscopiche alghe verdi. Il Rio Negro, le cui poderose correnti tracciano solchi sulla sabbia del fondo. Le ondulazioni del sedimento sono chiaramente visibili, malgrado il colore dell'acqua, resa scura dalle sostanze in decomposizione che provengono dalla foresta. Fiume già imponente,
il Rio Negro raddoppia quasi le dimensioni del Rio delle Amazzoni a Manaus, dove i due corsi d'acqua si incontrano. Fonte perenne di vita, l'acqua continua il proprio ciclo, da albero a nuvola e da nuvola a fiume. Il Rio delle Amazzoni, che i primi esploratori chiamarono fiume mare, trasporta in un giorno tanta acqua quanto la Senna in un anno. Il suo bacino idrografico è vasto quasi quanto gli Stati Uniti. Il Rio delle Amazzoni è stato anche soprannominato Rio de Maranhas, il fiume dei grovigli. In plancia, due uomini sono di guardia permanente. A ogni banco di piante galleggianti, ogni tronco alla deriva nella corrente, il capitano Camille Font deve prontamente virare di prua. In sala macchine, Jean-Marie France si tiene pronto a disinnestare le eliche. Cousteau richiede una vedetta supplementare sull'incastellatura. Lo scafo di legno della Calypso e le sue eliche sporgenti sono messi a dura prova dai numerosi tronchi d'albero alla deriva. Santa Maria. È stato appena segnalato un tronco a prua. Immediatamente vengono dati ed eseguiti alcuni ordini. Il tronco passa qualche centimetro dallo scafo e in plancia già ci si preoccupa dei prossimi ostacoli. L'abbondanza delle acque del fiume è assicurata da violenti temporali che durano a volte solo qualche minuto. Qui piove 130 giorni all'anno. Enormi quantità d'acqua dell'Oceano Atlantico evaporano sotto il sole equatoriale. Gli alisei spingono le nuvole verso ovest, dove queste si condensano sopra la foresta, scatenando violenti acquazzoni. Il pilota Bob Brownback ha dovuto interrompere il suo volo per rientrare prima che scoppiasse il temporale. Una grandinata ha scrostato la vernice delle pale del rotore posteriore. Qui i temporali riversano quantità d'acqua molto più abbondanti di quanto non succeda nelle regioni temperate. Sotto le trombe d'acqua i prelievi continuano. La vita continua. In media, il bacino riceve 2,50 metri d'acqua all'anno in un ciclo continuo. Il calore fa evaporare la pioggia, che a sua volta cade ed evaporerà di nuovo. La pioggia qui è un Rio delle Amazzoni in verticale. La Calypso arriva a Manaus, crocevia e capitale dell'Amazzonia. Qui l'equipe si dividerà. Cousteau studia con Raymond Cole l'itinerario di una spedizione su terraferma attraverso 10.000 km di giungla. Due raccomandazioni essenziali. Portare con sé siero antiveleno e verificare la limpidezza dell'acqua al passaggio di ogni fiume. Dove è il primo bac dopo il bac di Manaus? Penso che il è là. Il è là. Oltre al camion a sei ruote motrici, l'equipe di Raymond Cole si servirà di un mezzo anfibio sperimentale con propulsione a reazione. Salutando i suoi compagni, Cousteau sembra pregustare i risultati della missione suddivisa in tre parti che ha organizzato. L'equipe terrestre si dirigerà prima di tutto a sud, verso il Rio Madeira, dragato dai cercatori d'oro. La Calypso risalirà il più possibile lungo il Rio delle Amazzoni, raccogliendo sistematicamente dati scientifici sull'acqua, sulle piante e sugli animali.
Quartier generale della missione, la Calypso possiede un rice trasmettitore via satellite, di cui Cousteau si servirà per tenersi in contatto con gli altri gruppi. Una terza spedizione partirà proprio dalla sorgente del Rio delle Amazzoni, nelle Ande, in Perù. Condotta dal figlio di Cousteau, Jean-Michel, questa spedizione scenderà lungo i tratti principali dell'Alto Rio delle Amazzoni, incontrerà pescatori di frodo, attraverserà territori indiani e raggiungerà la Calypso vicino a Iquitos. Le tre equipe realizzeranno così uno studio d'insieme dei 6.000 km percorsi dall'immenso fiume. Per raggiungere la sorgente del fiume, bisogna affrontare le Ande peruviane. Prima di dare il via alla scalata finale che durerà 2 giorni, la spedizione guidata da Jean-Michel pianta il campo su un terrazzo montuoso più alto di 700 metri rispetto al Monte Bianco. Al mattino le tende saranno dure come il ghiaccio. Nelle caverne, fra le rocce, dove gli Incas credevano fossero comparsi i loro antenati, l'aria tocca temperature polari. L'equipe non è abituata a un simile freddo, al vento gelido, ad altezze così elevate. Eppure il morale è molto alto. La meta è la cima del Monte Mismi, là dove nasce il Rio delle Amazzoni. Anticamente il Rio delle Amazzoni si gettava nell'Oceano Pacifico, poi il Sud America, andando alla deriva verso ovest, urtò la placca del Pacifico orientale e la collisione provocò la formazione delle Ande. Il Rio delle Amazzoni divenne un immenso lago. L'erosione della costa orientale liberò finalmente quel mare interno che ora si riversa nell'Oceano Atlantico. Le Ande sono in continua trasformazione. Sotto il peso degli uomini, grossi blocchi di pietra si staccano, rendendo pericoloso il cammino. Jean-Michel, che porta un cappello tradizionale regalatogli da un pastore peruviano, sa che l'ascensione sarà una tortura per i suoi uomini, più abituati al rollio e al beccheggio che alle scalate. Questi zaini da 10 kg ci opprimono. Ogni 10 minuti, sfiniti, facciamo una pausa di 5 minuti. Sudiamo, ansimiamo, avidi di quest'aria povera di ossigeno. Dopo aver sostato al limite delle nevi, l'equipe affronta il secondo giorno di scalata a più di 1600 metri oltre la quota considerata rischiosa per la salute umana. Nessuno dei componenti dell'equipe soffre di soroce, cioè delle vertigini e del mal di testa che costituiscono i sintomi del mal di montagna, che può essere mortale. Ma ci sono altre difficoltà. Il ghiaccio che si scioglie, il passaggio brusco da gelide zone d'ombra a zone di sole bruciante. Abbiamo la faccia bruciata dal freddo secco e perfino le narici. Abbiamo il fiato corto e alitiamo nuvole di vapore. Niente da bere, mangiamo il ghiaccio. Gli uomini hanno dormito poco. Il cibo è troppo gelido per essere ingerito, ma nessuno accenna ad abbandonare. Insomma, la cima è in vista. Questa è la terza spedizione dei nostri tempi ad affrontare il Monte Mismi. Si sa tuttavia che gli Incas si sono spinti fin qui molto tempo fa. Alcuni scalatori hanno infatti trovato una statua d'oro sulla cresta del monte. Probabilmente gli Indios avevano capito l'importanza della montagna come fonte della vita che prolifera ai suoi piedi. Gli uomini si mettono i ramponi, accelerano il passo, riprendono coraggio. Sarà l'altitudine, sarà la fatica. Avvicinandomi alla cima, sono stordito dall'opera grandiosa della natura. Là, sulla linea di separazione delle acque del continente sudamericano, gli alisei, le nuvole cariche di pioggia e la crosta terrestre stessa hanno agito attraverso le ere geologiche, dando vita al più grande fiume del pianeta. Gli uomini agitano la bandierina della Fondazione Cousteau e i loro vessilli nazionali, per poi compiere un ultimo gesto simbolico.
La neve che gettiamo verso ovest si scioglierà e confluirà nel vicino Oceano Pacifico. La neve che lanciamo verso est attraverserà un continente immenso. Queste poche gocce di acqua ghiacciata contribuiranno ad alimentare un fiume colossale che attraverserà una giungla torrida e brulicante di vita. Il fiume nutre la foresta. La foresta nutre il fiume. In una simile abbondanza i pesci diventano esigenti. Scelgono gli alberi sotto cui aspettare che cadano frutti zuccherini e carnosi. Ne inghiottono anche i semi, che poi disperdono nel fiume, rinnovando così la foresta. I pesci si nutrono anche di foglie quando i loro frutti preferiti sono finiti. All'improvviso, un delfino rosa. Fino ad ora nessun esemplare è mai stato filmato sott'acqua allo stato libero. Sembra un trucco. L'animale si muove con magica flessuosità. Tuttavia in acqua questa peculiarità è spiegabile razionalmente. Insinuandosi tra gli alberi senza sforzo, il delfino rosa conferma le parole di un naturalista secondo il quale in Amazzonia non esiste nulla di morto né di vivo che non testimoni l'unità dell'acqua e della foresta. Scende la notte. I pesci si rifugiano fra i tronchi della foresta inondata per sfuggire ai predatori notturni. Quando la notte non è illuminata dalla luna, le specie acquatiche sono più diffidenti. Il pescatore Aldeberto Moreira fissa al proprio copricapo una torcia elettrica e si inoltra con la piroga in una giungla che conosce bene. Lancia la fiocina aggiustando il tiro per compensare la rifrazione dell'acqua e colpisce la preda. Hai una quantità sufficiente per vendere pescando adesso? Aldeberto discute con Raymond Cole. Ogni anno pesca 10 tonnellate di pesce con la fiocina e altre 5 tonnellate con la lenza. Cita le specie che pesca. Sardinha, branquinha, cobio, piranha. Piranha é famosa. Il famoso piranha ha 28 denti. Le sue mandibole muscolose sono taglienti come una mannaia. Raymond Cole guida il camion anfibio nella foresta. Gli uomini della Calypso si immergeranno di giorno dove Aldeberto cattura i piranha di notte. Se gli eccessi della natura amazzonica hanno sempre affascinato gli uomini, hanno dato luogo anche a molte leggende ed esagerazioni. Gli uomini della Calypso si propongono di scoprire la linea di confine fra immaginazione e realtà su tutto quanto si racconta del famigerato piranha. Xavier Desmiers e Louis Preslin si immergono e per prima cosa ispezionano la parte inferiore del camion. Questo mezzo può trasportare 9 persone e raggiungere in acqua una velocità di 11 km orari. I due sub si apprestano a braccare la loro celebre preda. Il mito del piranha è diffuso in tutto il mondo. Testi anche autorevoli parlano di piranha che avrebbero attaccato un uomo lasciandone i vestiti intatti sullo scheletro o di un'intera armata divorata mentre guadava un fiume. I fatti comprovati però sono pochi. Su circa una ventina di specie di piranha conosciute, solo 5 si nutrono di carne. Sembra che i piranha diventino particolarmente aggressivi quando il livello dell'acqua cala e il cibo scarseggia.
Il giacaré, o caimano, si nasconde lungo rive calme. Questo rettile si nutre di mammiferi e uccelli. Solo in via molto eccezionale attacca gli esseri umani. Il boa è il serpente più grande d'America. Può superare i 3 metri di lunghezza. I boa constrictor si avvolgono intorno alla preda, stringendola fino a farla soffocare. Possono rappresentare un pericolo per l'uomo quando raggiungono una lunghezza notevole. In questo caso stringono le loro spire intorno alle braccia e al collo del malcapitato. Il capibara, che è il più grande dei roditori, non ha tana. Quando ha paura si immerge in acqua. Se è ferito rischia di diventare preda dei piranha. I piranha, le creature che i primi naturalisti chiamarono il flagello del Rio delle Amazzoni e che i fattori accusano di divorare il bestiame, si avventano su un pezzo di prosciutto con estrema voracità. I loro denti possiedono 3 tagli specializzati per ogni tipo di cibo. Schioccano come nacchere. Le loro mandibole tranciano pezzi di carne grossi come olive. Quando uno di questi pesci carnivori morde un uccello o un roditore, arrivano centinaia di altri piranha attirati dal sangue e ne nasce una vera mischia. Eppure Xavier non viene assolutamente attaccato e d'altra parte i pescatori lasciano che i loro bambini nuotino in fiumi dove abbondano i piranha. Perché? Un altro fenomeno inspiegabile. Mentre i piranha non hanno morsicato la mano umana che li nutriva, hanno attaccato quella che li filmava. Preslin sanguina, ma nessuna orda di piranha si precipita su di lui per divorarlo. A bordo della Calypso, un'equipe internazionale di esperti lavora giorno e notte per allestire una particolare saga acquatica. I campioni d'acqua e i sedimenti portati in superficie raccontano la storia delle Indie peruviane, del Mato Grosso in Venezuela, passando per l'Ecuador e la Colombia. Minuscole alghe, innumerevoli maglie della catena alimentare, fioriscono in questo pascolo liquido in perpetuo movimento dove bruca una fauna lillipuziana, crostacei microscopici, vermi o larve che costituiscono il plancton d'acqua dolce. I microscopi, le sonde sofisticate e i computer traducono la fantastica storia dell'Amazzonia. You know what fascinates me is what you said. In un certo senso si può considerare la foresta amazzonica come una scogliera corallina immensa. La ricchezza di una scogliera corallina si trova sott'acqua, qui invece è sopra la superficie. And here is found above the surface.
Come nelle grandi barriere coralline dei mari caldi, in Amazzonia la vita si perpetua e si arricchisce da sé. Specie esotiche diverse si moltiplicano per influenze reciproche. Uccelli, insetti, fiori e alberi, proprio come le eterogenee creature delle scogliere di corallo, condividono le risorse, rivendicano territori, rispettano gerarchie, intrattengono rivalità, stringono alleanze. La scogliera corallina e la foresta inondata sono due grandi palcoscenici. Cambiano i costumi, ma vi si recita lo stesso interminabile spettacolo.